Ecco, dovremmo essere in diretta. Buongiorno a tutti. Oggi videoconferenza istituzionale. Siamo collegati con l'assessore al turismo della Regione del Veneto, Federico Caner. Buongiorno e benvenuto, assessore. La ringrazio per aver accettato questo mio invito. Tanto, come Buongiorno. sta lei e come ha passato questo lockdown? Beh, insomma, penso un po' come tutti, quindi il lockdown l'abbiamo fatto chiusi in casa, ovviamente comunque lavorando, anzi forse più di prima, nel senso che le esigenze erano tante, le risposte da dare pure, però insomma, almeno qui in Veneto siamo stati molto ligi e quindi questi mesi sono stati in casa. Benissimo. La Regione Veneto, insieme alla Lombardia, è stata la prima a essere colpita, no? Con il focolaio di Vo' Euganeo. Però mi pare che le iniziative intraprese dal governatore Zaia siano state efficaci. Avete agito un po' diversamente dalle altre regioni, diciamo sulla tamponatura. Ecco, com'è adesso la situazione, Covid in Veneto? Ah, diciamo che l'intuizione è stata quella subito di bloccare Vo' Euganeo e quindi fare in sostanza delle, tra virgolette, sperimentazioni, nel senso che bloccando e chiudendo i confini di quel paese si è riuscito poi a monitorare la situazione anche successivamente e quindi capire come funzionava un po' questa malattia. Quindi quella è stata un'esperienza molto importante, non solo per bloccare il focolaio, ma anche per sperimentarlo per capire esattamente come si muoveva questo virus. Ovvio che poi abbiamo avuto contagi dall'altra parte, però insomma ad oggi la situazione da metà aprile in poi è in costante discesa tutti i giorni. Ovviamente abbiamo ancora dei casi, però la situazione è nettamente in via di miglioramento. Ecco, finalmente è uscito questo tanto atteso DPCM, no? È stato firmato dal presidente Mattarella, arrivato in Gazzetta Ufficiale. 5 miliardi sono stati stanziati a favore del turismo. Pensa che siano state prese misure soddisfacenti, compatibili con quelle che sono la filiera del turismo in generale? E come eventualmente la regione ha intrapreso iniziative ulteriori a ristoro, diciamo, delle imprese turistiche? Beh, noi non siamo affatto soddisfatti delle misure prese per il turismo, penso Tra l'altro anche che. il governatore Zaia stamattina, proprio in una conferenza stampa, ha detto che anche lui non era soddisfatto. No, assolutamente no, ma perché noi sappiamo bene quali sono state le richieste degli operatori che sono state portate sia a livello nazionale che a livello regionale. Noi come assessori delle regioni italiane abbiamo di fatto tutti più o meno perorato la stessa causa, però delle decine di richieste che sono state fatte, poche sono state le risposte tardive, confusionarie, penso al bonus vacanza in particolare, ma anche Ne tante. parliamo magari di questo dopo. Sì, poi magari spieghiamo il meccanismo machiavellico che ha questo bonus e poi tante altre richieste che insomma non sono state accettate. Pensiamo per esempio al fatto di noi chiedevamo per ripartire non solo lasciare alle imprese di tornare a lavorare e quindi assumere personale, ma che lo Stato si prendesse in carico gli oneri previdenziali contributivi del personale. Noi questa la trovavamo un sistema intelligente perché è vero che lo Stato doveva accollarsi, diciamo, mezzo costo del dipendente, però è anche vero che così intanto si cominciava a mettere in moto la filiera, la gente può tornare a lavorare e insomma e si ricomincia. Altrimenti cosa accade? Che lo Stato comunque deve pagare perché mette in cassa integrazione il personale, quindi ha un costo in ogni caso a carico, con la differenza che però questa gente non andrà a lavorare presso gli alberghi, i ristoranti, i bar e quindi diventa un po' il cane che si morde la coda perché i nostri operatori hanno bisogno di ricominciare, ma hanno bisogno di farlo a costi fissi bassi, perché altrimenti in questa situazione qua, non sapendo che entrate avranno, molti rischiano di non aprire soltanto perché vedono di fronte a sé un futuro soltanto di costi e non di ricavi. Ecco, è uscito questo protocollo nazionale dell'INAIL, è stato contestato dai vari operatori turistici, anche dalle associazioni di categoria. Ci sono misure impraticabili in certi ambiti,
vedi ristorazione, balneari stessi. Ecco, voi come regione avete dato una linea guida differente oppure vi mantenete sulla linea del governo? No, beh, direi che le linee del governo di fatto non sono state seguite da nessuna regione, nel senso che le regioni per fortuna sono riuscite a imporre i propri protocolli sanitari con un lavoro di regia molto importante del Veneto in primis e con un lavoro di sponda dell'Emilia-Romagna e quindi tra il presidente Zaia e Bonaccini che Zaia perché diciamo noi abbiamo la gestione della Commissione Sanità e Prevenzione, quindi abbiamo coordinato il lavoro per tutte le regioni e il presidente Bonaccini in quanto coordinatore della conferenza delle regioni. Quindi diciamo che questi due presidenti con i rispettivi assessori e dipartimenti sono riusciti a far passare una linea diciamo attuabile. Ovvio che si spera sempre di far meglio, ma penso che con queste linee guida ristoratori, bar, alberghi, extra alberghiero, insomma qualsiasi attività riesca ad aprire ad operare. Con le linee guida INAIL questo era pressoché impossibile. Le dirò che c'è ancora qualcosa che non mi piace di queste linee guida, anche se c'è stato qualche chiarimento dall'INAIL stessa. Penso al tema dell'infortunio da lavoro per Covid-19. Ecco, noi vogliamo che l'interpretazione che è stata data successivamente dall'INAIL dicendo che la responsabilità in capo all'imprenditore è soltanto per dolo o colpa, secondo noi va cancellata anche questa, almeno la colpa. Il dolo possiamo anche capirlo e accettarlo. Insomma, il dolo, come lei ben sa, significa che qualcuno fa delle cose sapendo benissimo l'effetto che ne hanno, quindi con negligenza riconosciuta. Mentre la colpa è tutta un'altra cosa, insomma, per colpa si può essere responsabili anche per delle cose non direttamente imputabili. Quindi la colpa quantomeno andrebbe tolta e chiarita. Benissimo. Dal 3 maggio si è dato inizio alla fase 2, no? C'è stato un duro scontro tra i governatori delle regioni e il governo centrale per l'attivazione, anche perché il Veneto è stata una delle regioni, come ha detto prima, che ha pressato maggiormente per la riapertura affinché la situazione economica non precipitasse ulteriormente. È passata quindi la linea delle regioni, però si poteva fare qualcosa di più secondo voi? Ma guardi, noi siamo soddisfatti che sia passata la linea nostra, siamo meno soddisfatti sugli aiuti economici che non sono arrivati e non stanno arrivando. Possiamo partire dai semplici dipendenti o dalla gente messa in cassa integrazione già a marzo, che ad oggi, che siamo fine maggio, molti dei quali non hanno ancora percepito una lira. Neanche i 600 euro di bonus di marzo, molti sono ancora in attesa. Esattamente, quindi già questo è un grave danno e poi i famosi 25.000 euro che molti imprenditori ovviamente non hanno visto. Quindi su questo ovviamente siamo molto molto perplessi e con noi tutte le categorie economiche. Ecco, alcuni esponenti che ho contattato in questi giorni, con i quali ho disquisito delle associazioni di categorie, non hanno preso bene il fatto che nella task force del governo ci fossero tanti scienziati e burocrati, ma nessuno degli addetti ai lavori. Voi siete d'accordo con questa posizione delle associazioni di categoria? Ma assolutamente sì, questa cosa noi l'abbiamo detta fin dall'inizio, quando abbiamo visto la composizione di questo comitato, ci siamo subito chiesti perché ci fossero quei nomi senza tener conto appunto del mondo dell'imprenditoria, ovviamente anche nel mondo del turismo, perché ricordiamo essere il 15% del PIL nazionale e quindi e tra l'altro il settore che tra tutti è stato più colpito dal Covid-19 e quindi il fatto che non ci fossero degli imprenditori che potessero semplicemente dare dei suggerimenti o spiegare anche che magari anche certe prese di posizione in buona fede magari non funzionano semplicemente perché se non si sa l'applicazione questo comporta di fatto un'efficacia totale nella messa a terra dei finanziamenti. Quindi noi non abbiamo ancora capito ad oggi come sia venuta questa scelta e la mancanza, ripeto, non solo agli imprenditori, ma anche per esempio degli enti locali, almeno un rappresentante delle regioni, un rappresentante dei comuni, tanto anche per capire quali sono le difficoltà sia nel mondo privato che nel mondo, diciamo, degli enti locali nel momento in cui certe normative si devono applicare. Quindi
ad oggi non riusciamo a capire il perché di questa scelta. Ecco, dal 3 di giugno, il 3 di giugno appunto è stata indicata una data possibile per la libera circolazione tra gli stati europei, questo senza obbligo di quarantena per i cittadini. Una bella notizia, però ad esempio sarà fattibile, sarà realistico, oppure io vedo già che ci sono paesi come l'Austria che tenta di osteggiare un pochino l'arrivo e il passaggio dei turisti del nord Europa. Si parla di Germania, Olanda, che indicano la Slovenia e la Croazia come paesi di riferimento per andare a fare le vacanze. Ecco, se non dovessero arrivare i turisti di queste nazioni, sarebbe un bel problema. Voi cosa ne pensate come regione? Ma penso che anche qui c'è l'inerzia del governo, perché guardi, io è più di un mese che sollecito questa situazione di possibili corridoi, diciamo, tra Germania, Austria e Croazia. Devo dire che in parte sono stati anche bloccati, ma grazie a un'azione che è partita proprio dalla regione, che ha cominciato a fare pressing sul ministro e sul sottosegretario Bonaccorsi. Alcune azioni sono state prese, però vedo per esempio la latitanza completa del ministro degli esteri, che su queste cose doveva assolutamente battere un pugno sulla tavola forte, perché non è possibile che qualcuno possa anche lontanamente pensare di fare accordi di questo tipo. E lei giustamente diceva, buona notizia che la riapertura è il 3 giugno, cioè la libera circolazione delle persone, però appunto, come diceva lei, io ad oggi so che l'Austria ancora si interroga se lasciare di fatto partire i propri cittadini presso altri lidi. Quindi certo, questa deve parrebbe che lascerebbero passare, però non è ancora deciso, ecco, senza l'obbligo di fermarsi nella nazione, ecco, ci sarebbe un corridoio. Ecco. Sì, ma lei capisce che questo è deleterio per noi, perché noi vogliamo invece che i turisti vengano nel nostro territorio e rimangano qui. Quindi su questa va fatta un'azione veloce, anche di rassicurazione, perché guardi, Veneto e Friuli, ma anche Emilia Romagna, soprattutto la parte della costa, lo stesso le Marche, l'Abruzzo, cioè, diciamo, la costa adriatica è una costa che non ha problemi dal punto di vista ora dell'infezione, la situazione è sotto controllo. E abbiamo tutti dei protocolli appunto sanitari importanti che anche i nostri operatori stanno applicando. Noi vogliamo promuoverla questa cosa, e quindi insomma ci devono permettere di poter ospitare questi turisti, e quindi va fatta un'azione internazionale forte. Noi ci stiamo muovendo come Veneto, però è ovvio che come Veneto possiamo muoverci solo all'interno di altri Länder tedeschi o aree geografiche all'interno della stessa Austria. Qui ci vuole, secondo me, invece una presa di posizione dello Stato italiano, del governo, nei confronti dei governi tedeschi e austriaci. Benissimo. Sempre il 3 di giugno dovrebbe essere il via libera per i collegamenti tra le varie regioni italiane, quindi c'è la possibilità di tornare in vacanza in Veneto, teoricamente. Lei ha una stima della perdita di fatturato in questi 3 mesi di lockdown e potenzialmente di quanto si potrà perdere durante il periodo estivo rispetto all'anno scorso? Ma guardi, è molto semplice. Noi facciamo 18 miliardi di fatturato annuo sul tema del turismo diretto e indiretto. Quindi è ovvio che ogni mese che perdi ti può portare a miliardi di perdite. Noi abbiamo fatto un conto giornaliero di 19 milioni di euro al giorno che perdiamo ogni chiusura. Quindi è ovvio che ad oggi noi abbiamo già avuto miliardi di euro di perdita, e che siamo, diciamo, nei mesi meno impegnativi, perché insomma da marzo, aprile a maggio. Ovvio che ora si entra nel vivo, quindi se dovessimo chiudere giugno o luglio, le faccio un esempio, o comunque avere un turismo molto ridotto, noi di questi 18 miliardi a fine anno, se arriviamo ad averne il 30%, è tanto, insomma, ecco, tutto dipenderà dalla riapertura dal 3 giugno in poi, ecco, allora capire se riusciamo a limitare questa perdita o se continueremo a perdere. Ecco, sempre nel mese di giugno molte attività turistiche riapriranno,
al sentore che in regione ci sia qualche attività particolarmente colpita tra albergatori, ristoratori o comunque della filiera che non riaprirà più? Beh, guardi, la filiera secondo me più colpita in assoluto, allora tutto il mondo del turismo ovviamente soffre, però per esempio agenzie di viaggi e tutto il mondo dello spettacolo viaggiante, degli eventi, i grandi eventi per esempio, questi saranno tutti bloccati, penso anche a luglio e ad agosto, quindi gli eventi sono importanti anche non solo dal punto di vista culturale ma anche come attrazione turistica. Le faccio un esempio, l'Arena di Verona, a Verona rappresenta il gran parte dell'attrazione turistica non solo della città ma anche del lago di Garda, e avere un'Arena di Verona chiusa o che lavora a regime ridotto significa avere miliardi a fine anno totale di perdita. Lo stesso pensiamo sulla costa ai parchi divertimenti, noi adesso stiamo facendo le linee guida per i parchi divertimento, allora è ovvio che se questi tornano ad avere persone, bene, altrimenti significa un danno non solo per loro, ma anche indiretto per il resto del turismo. Quindi questi settori qua, quello dei divertimenti, delle agenzie di viaggio, secondo me sono i più colpiti, e poi ovviamente alberghi, extraalberghiero, stabilimenti balneari e quant'altro. Ecco, per quanto riguarda le località termali, avranno degli input ben precisi? Ecco, anche loro avranno problemi per la riapertura a regime ridotto, ovviamente. Voi avete fatto qualcosa come regione? Beh sì, allora intanto qui partiamo dal fatto di questa assurdità del DPCM che riapre le piscine comunali e piscine private, ma non le piscine termali. Quindi già questo è una nota stonata. Stiamo agendo a livello nazionale per modificare questo, ma in ogni caso, se non lo faranno, noi siamo pronti a intervenire con delle linee guida regionali proprio per permettere non solo al settore termale in primis, quindi penso nella mia regione, la zona di Avano e Montegrotto Terme, ma anche per tutte le piscine termali che sono all'interno di qualsiasi hotel o di qualsiasi struttura ricettiva nella regione Veneto. Benissimo. Lei con il precedente ministro al turismo Gianmarco Centinaio aveva un filo diretto anche per appartenenza politica. Con il ministro Franceschini come vanno le cose? Vi sentite? C'è dialogo? Oppure perché ho interloquito anche con l'assessore della Liguria Berrino, il quale mi diceva che non c'è assolutamente dialogo. Ecco, volevo da parte sua sentire appunto in merito. Mi verrebbe da chiederle se è una domanda di riserva, perché ovviamente col ministro Centinaio, al di là della partenza politica, era anche un amico e quindi c'era un filo diretto, ma soprattutto il ministro Centinaio viene dal mondo del turismo. E il ministro Franceschini non solo è un desaparecido, nel senso che siamo riusciti una volta solo ad avere un contatto con tutti gli altri assessori delle regioni, ma soprattutto abbiamo capito che lui ha la cultura in mente ma poco il turismo, tant'è vero che tra i primi DPCM ci furono subito 130 milioni di intervento già 2 mesi fa per la cultura e niente per il turismo. Guardi, io per carità non voglio fare una guerra tra poveri, la cultura è importante ed è fondamentale, è un traino come dicevo prima anche per il turismo, però è anche vero che il turismo è il veicolo per arrivare alla cultura, cioè senza turismo, cioè senza persone che si muovono, che vengono ospitate sul territorio, senza incoming, soffre anche il mondo della cultura e viceversa. Quindi non si può pensare a un intervento solo nel settore culturale e non nel settore turistico. Ecco, io questo lo trovo banale e purtroppo col ministro Franceschini non si riesce a dialogare. Devo dire, onore del vero, che riesco a farlo e riusciamo a farlo noi assessori col sottosegretario Bonaccorsi, che però, insomma, per quanto abbia la delega e per quanto si metta a disposizione, ovviamente non è il ministro e quindi su certe situazioni non riesce a darti una risposta diretta, ma giustamente deve sempre avere l'avallo del ministro che non c'è.
Ecco, sappiamo che il PIL, diciamo, del turismo, della filiera, va dal 13 al 15%, no? A livello nazionale. Non pensa, visto anche le sue parole di adesso, che occorra avere un ministro del turismo senza altre deleghe e possibilmente, ovviamente, un addetto ai lavori? Ecco, sicuramente senza altre deleghe, concentrato solo sul turismo, darebbe sicuramente di più. Ma guardi, assolutamente sì, questa è una risposta secca. Sì, ci vuole il ministro per il turismo e basta, perché è un comparto fondamentale in Italia. Ci vuole lo stato di crisi per il turismo, che non è stato riconosciuto per altri settori e per questo no. Poi guardi, che il ministro onestamente arrivi dal mondo del turismo, può essere importante o meno. Se uno è un politico di capacità, può fare ministro a qualsiasi competenza, a qualsiasi materia. Su qualsiasi ministero. L'importante è che una persona che fa politica con serietà ascolti il territorio, perché se il ministro ascolta il territorio, anche se non viene da quel mondo, è in grado di fare sintesi, anche perché io stesso non provenivo dal mondo del turismo, però se uno studia, si applica e ascolta il territorio, anzi a volte riesce anche a mediare, no, tra anche posizioni differenti, però ci vuole impegno e dedizione. Se uno ha 1.000 deleghe e soprattutto non gli interessa, non gli piace quella materia, il rischio poi è di non avere risposte. Ecco, all'inizio abbiamo parlato un po' del bonus turismo da 500 euro. Sta facendo arrabbiare molti albergatori, ecco, questo bonus. Vogliamo spiegare, il motivo e come funziona e chi ne usufruisce, ecco. Ma guardi, noi come Regione Veneto siamo stati i primi a chiedere questo intervento, quindi io non rinnego il fatto che come Regione Veneto e tutte le regioni abbiamo chiesto il bonus vacanza come un buon sistema, diciamo, per incentivare almeno il turismo domestico. Ma ciò che avevamo in mente non era per niente questa modalità di erogazione di bonus. Noi avevamo chiesto innanzitutto un bonus molto più ampio, non di 500 euro. Ma soprattutto che venisse dato a tutte le persone, a tutti i nuclei familiari, che fosse, diciamo, semplicemente una spesa che il cittadino faceva, che gli veniva riconosciuta nel momento della dichiarazione dei redditi per detrarla dalla dichiarazione dei redditi. Molto semplice e lineare. Cosa ne è scaturito? Ne è scaturito un bonus vacanza da 500 euro per famiglia, quindi molto poco. Diviso così, il 90% come voucher e il 10% come detrazione fiscale. Già questa è una cosa assurda. Poi questo 90% di fatto è un anticipo che l'albergatore o il responsabile di struttura ricettiva fa nei confronti del turista cittadino. Perché? Perché gli fa uno sconto immediato e poi lui lo va a recuperare a posteriori in credito d'imposta. Quindi significa che l'operatore turistico, l'albergatore, facciamo finta, ma può essere qualsiasi altra struttura, di fatto sta facendo da banca. Questa è la verità. Allora, nel momento in cui noi abbiamo bisogno di liquidità per le imprese, ci chiedono liquidità perché altrimenti molti non aprono, noi gli diciamo che questo bonus loro lo devono anticipare. Lei capirà che questa cosa è assurda. Tra l'altro, hanno messo anche un reddito. 40.000 euro. Esatto, che prima era 25.000, poi ci siamo lamentati tutti, l'hanno portato a 40.000, ma insomma anche questo noi lo troviamo assurdo. Benissimo. La regione Veneto, turisticamente parlando, è forse la più completa in assoluto tra le regioni italiane come varietà di scelta. Dolomiti, laghi, città d'arte, mare, terme, cantine, un assortimento di qualità, molteplici opzioni. Per la scelta appunto delle vacanze che porta ogni anno in Veneto milioni di visitatori. Con la riapertura c'è il rischio di assembramenti, soprattutto nelle città d'arte come Venezia, Vicenza, Verona, Padova, Treviso. Come pensate di risolvere questo problema che può venirsi a creare? Ecco, speriamo che venga questo problema, vuol dire che verranno in tanti, però se dovesse accadere ci sarà anche il pericolo di un ritorno del focolaio. Cioè, mi ha tolto le parole di bocca perché parlare di assembramento in questo momento sembra quasi una speranza.
In realtà noi non prevediamo un assembramento, prevediamo un ritorno. Io sono fiducioso su questo, soprattutto dai mesi di luglio in poi, perché abbiamo, diciamo, contezza del fatto che all'estero molti cittadini, il popolo, per esempio tedesco, austriaco, dell'est Europa, voglia venire in Veneto. Sono più quasi forse i loro politici che tentano di sviare queste masse in altri territori dove magari hanno degli interessi come Stato, penso appunto alla Croazia o alla Grecia dove sono proprietari degli aeroporti. Però in realtà la gente vuole venire. Molti operatori mi dicono che proprio i clienti scrivono e chiedono quando possono venire. Quindi io no, penso che un ritorno ci sarà, anche se non di massa. Noi comunque siamo pronti perché abbiamo questi protocolli che ormai abbiamo messo su qualsiasi settore, e quindi basta che la gente abbia la testa per rispettarli. Quindi noi ciò che chiediamo è anche che gli stessi ristoratori, albergatori, insomma tutto il mondo dell'imprenditoria faccia ben presente che è importante riaprire, ma farlo con sicurezza. Poi noi vorremmo portare avanti un'iniziativa a livello europeo, che è quella di dire che non sarebbe male se magari un turista, prima di partire dal proprio paese europeo di origine, facesse un tampone e quindi quel tampone fosse riconosciuto anche da noi. Ecco, già questa potrebbe essere una cosa positiva. Io penso, ecco, vede, anche qua, se i ministeri si muovessero su questo, il Ministero degli Esteri, del Turismo, della Sanità, facessero degli accordi europei dicendo: bene, tu prima di partire per le vacanze in Veneto, basta semplicemente che ti fai un tampone a casa, l'esito viene dato in neanche una giornata e ti presenti con un certificato e sei a posto. A quel punto siamo a posto noi, è a posto l'albergatore, poi sa, è vero che la malattia si può incubare e può venire fuori anche dopo 7 giorni, però almeno, insomma, diciamo che tra questo e tutte le garanzie di distanziamento sociale che noi abbiamo messo in atto, insomma, la prevenzione è una prevenzione che può funzionare. Benissimo. Venezia quest'anno è stata particolarmente sfortunata. Prima la grande alta marea quasi del secolo, no? Poi lockdown. Ci sono attività storiche che hanno alzato bandiera bianca, molti bar, si è sentito dire, botteghe storiche, artigiani rischiano la chiusura definitiva. Ci può essere, diciamo, l'arrivo di compratori anche dall'estero, tipo cinesi, oppure la malavita che può arrivare e influire acquistare, diciamo, questa attività e perdere, diciamo, quella storicità, quella particolarità, diciamo, legata proprio a Venezia. Voi per tutelare questa attività come regione state facendo qualcosa? Ma guardi, questo è un rischio assolutamente reale, avviene non solo a Venezia o in Veneto, ma in tutta Italia, Ovunque, chiaro. comunque, e soprattutto al nord, dove ci sono anche più capitali e c'è più patrimonio, disponibilità, e questa crisi ha messo in ginocchio interi reparti, intere filiere, e quindi assolutamente il rischio c'è. So per certo però che la situazione è attenzionata da parte della Guardia di Finanza, molto. Noi abbiamo un ottimo rapporto come Regione Veneto su questo, sui protocolli di utilizzo. Pensi anche a tutto il lavoro che abbiamo fatto sul tema dell'extra alberghiero. Questa è stata una delle prime regioni che si è mossa modificando le normative regionali, introducendo il codice identificativo, quindi l'emersione del sommerso e soprattutto appunto di situazioni poco chiare. Ecco, quindi noi su questo stiamo già agendo, stavamo già agendo, e ora c'è un filo, diciamo, invisibile che ci tiene collegati alle forze dell'ordine proprio per monitorare la situazione. Benissimo, cosa si sente di dire agli albergatori e a tutti gli operatori turistici della regione Veneto? Ma mi sento di dire che la regione è al loro fianco, che compatibilmente con le risorse a disposizione, anche noi stiamo dando degli aiuti. Abbiamo portato una delibera l'altro giorno che permette a tutti gli imprenditori, quindi anche quelli del ramo turistico, di poter avere dei finanziamenti agevolati con tranche dai 5 ai 50 mila euro, che questi arrivano una volta che è stata fatta il bando.
arriveranno, quindi non faranno la fine di quelli del governo, diciamo. Ovviamente noi vorremmo avere più risorse a disposizione, ma usiamo quelle che purtroppo ci sono rimaste, tenendo conto che abbiamo tagli a livello statale e tenendo conto che abbiamo speso più di 100 milioni di euro per l'aspetto sanitario. Quindi tutto ciò che siamo riusciti a racimolare lo abbiamo messo per la liquidità delle imprese, però dico ai nostri albergatori di tenere duro, che come sempre i veneti sanno uscire dalle situazioni di crisi, l'hanno già fatto. Sono convinto, ma non perché voglio così dispensare ottimismo a caso, ma i dati che abbiamo in mano ci dicono che la situazione può riprendere. Certo, l'importante è che non ci sia un'ondata di ritorno del Covid ed è per questo che dico che almeno ancora nei prossimi 15 giorni bisogna avere la testa per gestire le cose in sicurezza. Quindi uso mascherina, distanziamento, igienizzazione. Facciamolo ancora per 15 giorni, poi dal 2 giugno speriamo di poter essere liberi tutti. Ecco, che estate sarà? Vuol fare un appello ai turisti per venire in vacanza in Veneto in tutta sicurezza e tranquillità? Ma assolutamente sì, ai turisti dico che non solo possono venire in tutela, in totale sicurezza, perché appunto abbiamo dei protocolli che permettono questo, ma sicuramente potranno godersi dei servizi in più. Perché penso, per esempio, non so, faccio un esempio sulla costa, ma potrei parlare di qualsiasi altro settore, il fatto di avere il distanziamento, per esempio, negli ombrelloni, quindi tra un'area e l'altra, il fatto di permettere di avere il servizio diciamo, di asporto, se vogliamo così, direttamente all'ombrellone, cosa che prima non poteva avvenire. Quindi la scusa del Covid ci ha permesso anche di elaborare dei servizi nuovi e importanti da questo punto di vista, e quindi al turista dico che questo è un bel momento per poter venire a visitare il Veneto in sicurezza, ma sicuramente trovarlo anche, magari non avere il problema dell'overtourism, che in determinate situazioni poteva anche portare delle criticità, e quindi insomma venirsi a godere un Veneto in sicurezza, ma soprattutto con spazi e con distanziamento sociale sicuramente migliore. Benissimo, quest'anno si conclude i 5 anni del suo mandato di assessorato al turismo. Nel caso il governatore Zaia fosse rieletto, immagino, e auspico per voi, lei si riproporrà come assessore al turismo? Bah, queste ovviamente sono decisioni che spettano al presidente Zaia. Io mi riproporrò come consigliere regionale, questo sì, quindi concorrerò per comporre il consiglio regionale. Poi, ovviamente, come avviene in ogni legislatura, il presidente costruisce la propria squadra. Uno o l'altro, l'importante è che ci sia una linea da seguire. Io sono contento del fatto che in questi 5 anni abbiamo, per esempio, messo a disposizione del Veneto un piano strategico sul turismo che ha dato una visione strategica alla regione, e quindi che ci sia io o che ci sia un altro assessore, l'importante è che questo lavoro importante che è stato fatto non venga buttato a mare, ma si continui su questa linea. Benissimo. Che Veneto ha trovato al momento del suo insediamento e che Veneto lascia, turisticamente parlando? Ma guardi, ho trovato un Veneto sicuramente in termini di presenze turistiche in buona posizione, anche se in questi 5 anni non ha fatto altro che crescere, al di là appunto di quest'anno per il problema del Covid, ma in tutti gli anni noi abbiamo avuto una crescita media dal 2 al 3%. Siamo cresciuti molto in alcuni settori che abbiamo voluto sviluppare in maniera strategica, penso tutto al tema del turismo slow e green, quindi turismo verde e lento, valorizzando anche molto l'entroterra. Non a caso, diciamo, noi avevamo già agito con lo spostamento dei flussi turistici da zone di overtourism a zone, diciamo, meno conosciute, meno battute. L'unica cosa negativa è che avevo trovato un Veneto un po' troppo, diciamo, spezzettato, cioè tanti bravi imprenditori che lavoravano, ma non c'era una regia unica regionale, non c'era, come le dicevo prima, una visione di dove voler andare come Veneto. Quindi si cresceva grazie al lavoro degli operatori, però non c'era una strategia, una vision unica. Lo lascio con anche questa strategia che abbiamo appunto messo in piedi grazie a un piano strategico importante. Ecco, qual è la cosa che ha realizzato di cui va più orgoglioso
è quella dove c'è più rammarico per non aver portato a compimento. Ma guardi, sicuramente la creazione del DMS regionale, che è il Destination Management System, e quindi noi abbiamo innanzitutto rifatto il sito della Regione Veneto Nuovo, un sito bello, accogliente, emotivo, che permette a tutti i turisti del mondo di potersi costruire una vacanza anche al di là dei grandi tour operator. E questo DMS, che è una piattaforma tecnologica, che di fatto mette tutto il Veneto all'interno del www.veneto.eu, quindi dalla possibilità di acquistare un biglietto per l'Arena o per la Fenice di Venezia, alla partecipazione di una sagra delle Pro Loco locali, alla possibilità di vedere tutti i prodotti turistici che sono stati creati grazie alle reti di prodotto che abbiamo anche finanziato grazie ai fondi europei. Ne sono partite 16 in Veneto di reti di prodotto nuove, e insomma, dando la possibilità anche all'albergatore, per esempio, di commercializzare le proprie camere all'interno di questo sito e non dover per forza andare soltanto in booking.com, che ricordiamo portano via percentuali anche dal 15 al 18%. E quindi noi vorremmo che pian pianino questa piattaforma riesca, non dico a sostituire Booking perché è impensabile per la forza economica che ha, ma sicuramente essere un buon deterrente e quindi mettere un po' di sale sulla coda a Booking per fare ciò che hanno fatto in Germania e in Trentino Alto Adige, creare una piattaforma nostra da affiancare in maniera da fare una massa critica e quantomeno abbassare le percentuali di pretesa di commissione che Booking ha nei confronti dell'alberghiero e dell'extraalberghiero. Qual è il suo sogno nel cassetto? Ma guardi, sul tema turistico, una cosa che mi sarebbe piaciuto fare, al di là di grandi eventi a livello veneto per attirare il turismo, però sempre sull'aspetto operativo, una cosa che mi sta ancora in mente, che ne ho parlato con il presidente, è la creazione di un'agenzia di promozione veneta, però efficiente, efficace. Lei, come lei sa, o se non lo sa, lo dico, noi avevamo chiuso Veneto Promozione, che era un'agenzia partecipata al 50% della regione, al 50% della Camera di Commercio, ma perché era un'agenzia che non aveva un imprinting turistico. Ha lavorato anche per il mondo del turismo, ma nasceva per l'internazionalizzazione della promozione per il commercio estero. A me piacerebbe un'agenzia invece regionale, staccata però dalla direzione turismo, e quindi a parte, che quindi agisca in maniera molto più snella, penso anche nelle procedure amministrative, come ha l'Emilia Romagna, come ha la Lombardia, come ha il Friuli con Promo FVG. Ecco, noi ad oggi non ce l'abbiamo. Lavoriamo tutto all'interno della regione, quindi col Dipartimento Turismo e Promozione, però ovviamente ogni cosa che facciamo siamo costretti a fare una gara, un bando, insomma, diciamo che siamo meno flessibili. Mi piacerebbe costruire una piattaforma seria con professionisti nazionali importanti, manager, che ci permettano di avere un'agenzia promozionale interna regionale che però si muova in maniera snella. Ecco, le elezioni sono confermate a settembre, so che i vari governatori stanno spingendo per poterle fare a luglio. È fattibile oppure avete già una data definitiva? Ma guardi, noi vogliamo farle a luglio semplicemente perché abbiamo la paura, speriamo che non sia così, che ci possa essere un ritorno, del resto ce lo dicono appunto i rappresentanti del comitato scientifico, un ritorno del virus a settembre, ottobre, più verso ottobre. Allora è ovvio che, insomma, dato che ormai il ragionamento è logico, abbiamo aperto tutto, bar, ristoranti, insomma, per luglio anche la stagione turistica speriamo essere insomma, già in una situazione positiva, ma insomma la gente si potrà già muovere perché dal 3 giugno lo potrà fare. Non riusciamo a capire onestamente perché non possa andare a votare a luglio, ecco. Così si scongiura anche eventualmente un possibile ritorno del virus a settembre-ottobre. Le dico onestamente, secondo me difficilmente ci faranno fare questa operazione per motivazioni più che altro politiche che non tecniche, e molto probabilmente si andrà a settembre. Ecco, c'è un dato che è quello delle scuole chiuse e soprattutto c'è anche un altro dato che molti lavoratori hanno già terminato le ferie, per cui quest'estate
non avranno ferie da poter utilizzare. Questo è un grosso problema. Voi come avreste agito in questo senso? Ma guardi, sicuramente ci sono problemi di ferie. Per quanto riguarda le scuole, dico che noi abbiamo fatto richiesta al Ministero di allungare la stagione turistica. Quindi noi non vorremmo che le scuole iniziassero prima, come qualcuno vuole, a livello ministeriale, quindi no all'inizio, ai primi di settembre, ma invece alla fine di settembre, per permettere di allungare la stagione turistica, che come abbiamo detto partirà in ritardo, è già partita in ritardo, perché da noi con la Pentecoste di solito e l'arrivo dei turisti tedeschi parte già ad aprile. Allora noi pensiamo che almeno sia lecito pensare di allungarla il più possibile, dato che negli ultimi anni, per esempio, noi abbiamo avuto un settembre fantastico dal punto di vista del clima, e allora capisce che se abbiamo un giugno che riparte e un luglio che accelera di più ancora, agosto, e riempire anche tutto settembre, significa salvare almeno in parte la stagione. Quindi scuole che aprano più tardi possibile. Per quanto riguarda il tema di molte persone che non potranno andare in vacanza, questo è vero, però le dico anche che ci sono molte persone che in questo periodo hanno lavorato più degli altri. Pensiamo a tutto il comparto dell'agroalimentare, della grande distribuzione, dove ci sono stati anche tanti straordinari. Il mondo pubblico, pensiamo agli ospedali, agli infermieri, ai medici, pensiamo ai pensionati, ai nonni che potranno andare in vacanza magari tenendo i nipotini, mentre i genitori saranno costretti, per esempio, a tornare al lavoro, quelli che agiscono in altri settori e che giustamente sono stati a casa prima e adesso devono recuperare. Quindi, insomma, io penso che ci sono delle categorie che non potranno andare, ma altresì delle categorie che vogliono andare, e noi lo vediamo dalle prenotazioni. Ecco, la Fiera del Vino di Verona è stata spostata? Avete già una data certa? No, la data certa non ce l'ho ancora, però sicuramente è in primavera del 2021. E insomma, per quella data pensiamo di essere, speriamo, in sicurezza tutti, nel senso che è un problema mondiale a quel punto, perché ricordo che anche il Provine è stato cancellato e spostato l'anno successivo. Ecco, quindi sappiamo che il tema fieristico è un altro tema importante per il Veneto, e noi abbiamo chiesto interventi a livello nazionale, non solo in termini di finanziamento, ma anche di riapertura, perché per noi è fondamentale. Benissimo. Vuole aggiungere qualcosa? No, io la ringrazio per questa opportunità. Dico tutto il mondo del turismo di tenere duro. Siamo abituati a affrontare le difficoltà. So che è un momento particolare, però sono convinto che insieme ne usciremo. Benissimo. Siamo giunti al termine di questa lunga intervista. Io ringrazio l'assessore Federico Caner per averci dato questa preziosa informazione. Lo invito ancora 2 minuti a rimanere fuori dalla diretta. Noi ci vediamo la settimana prossima con altre importanti interviste istituzionali. Auguro un buon weekend a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Ok.